Ci sono due aspetti rilevanti che emergono. Il primo è la scelta di confermare e rafforzare un sistema di gestione che ha consentito di velocizzare la fase di avvio dei programmi, che come è noto è la fase più delicata e può determinare, soprattutto in situazioni complesse come questo, ritardi sensibili a danno del sistema regionale complessivo, sia lato beneficiari che potenziali richiedenti. Abbiamo confermato questo sistema sia per i bandi regionali, sia per i bandi e le strategie locali gestite dai GAL e, secondo elemento qualificante che possiamo presentare oggi, al momento attuale non solo abbiamo reso disponibili 47 bandi praticamente sul 80% dei tipi di intervento previsti dal PSR, ma abbiamo già impegnato oltre 700 milioni di euro della dotazione complessiva e di questi già 300 sono stati materialmente pagati, liquidati ai beneficiari.